Ciao ragazzi, voglio fare questa breve recensione per farvi vedere anche a voi, siccome tanti vedo sul forum che chiedono, si domandano quale sia lo zaino enduro o per la bici in generale migliore sul commercio, per le caratteristiche, per la capienza, per la protezione, che forse è la cosa più importante. Io volevo farvi vedere con voi il mio zaino, quanta roba sono riuscito a farci stare e la confortabilità che porta in tutto e per tutto. Iniziamo, questo è lo zaino, vedete c'è il casco integrale appeso, iniziamo subito dal dietro dove c'è la parte traspirante, lo schienale traspirante con la protezione interna che dopo andiamo a vedere. Qui abbiamo le due cinturine, una che va al basso ventre con doppia chiusura, una a strappo e una con la fibbia. L'altra fibbia sopra, poi abbiamo il fischietto qui, che tutti se avete un'evoca conoscerete l'importanza che può avere in certe situazioni, il tubicino dell'acqua, ma iniziamo ad aprirlo. Ecco, questa è la prima parte, la prima lampo che ho aperta. Qui abbiamo questo che vedete qui è il paraschiena ufficiale da gara, uno dei pochi ad averlo. Poi abbiamo la sacca idrica per l'acqua collegata al tubicino che vi dicevo prima, per bere direttamente senza fermarsi, e la sacca che può essere da 1, 2, massimo 3 litri. Poi vediamo, io cos'altro ci ho messo. Abbiamo una pezza per pulire la bici dopo che l'abbiamo lavata, un impermeabile che è qui, un impermeabile in caso di tempesta nucleare, e dei sacchetti, semplici sacchetti di nylon che possono servire per chiuderci qualcosa o possono comunque tornare utili. Procediamo con la seconda lampo. Ho tolto il casco integrale dalla fibbia per così per poter riuscire a farvi vedere meglio le altre lampo, anche perché così se no non riesco ad aprirlo. Tra l'altro, cosa che dico subito, questa sacca, oltre per il casco integrale, può tenere anche un casco semplice, mezzo casco da enduro, infilandolo semplicemente dentro, tirandolo su, allargando le cinghie, ci sta benissimo, o uno o l'altro. Ovviamente chi ha fatto questo zaino sa benissimo che il casco integrale di solito lo si lega sopra e questo va tenuto in testa e poi dopo si fa lo scambio prima della discesa, o comunque si porta sempre un casco alla volta. Comunque, quella che apro adesso è la sacca chiamata sacca per indumenti, dove io, vabbè, adesso questa è tutta roba che ho portato con me in giro per il fatto che sono in ferie, quindi mi sono portato un po' di scorta di ogni tipo. Abbiamo del WD-40 e qua sotto, qua dentro la retina, abbiamo un piccolo kit di pronto soccorso, della mucchina per disinfettarsi ferite, mani, eccetera. E qua dentro un mini kit che comprende guanti sterili, garze, cerotti, cose di questo tipo, insomma, per piccoli incidenti, tutto qua. Poi ci sono due paia di calzini e la maglia, vabbè, scaldacollo. Sotto ci sono i pantaloni che uso, un piccolo impermeabile, che quindi sono due, compreso quello che c'è nella tasca esterna. Poi abbiamo una, due, tre camere d'aria. Qui abbiamo la nafta ufficiale per quanto riguarda la pulizia degli ingranaggi, catene, cose varie. Qua dentro non sto ad aprirlo, c'è una spazzola per pulire appunto insieme alla nafta, la catena e tutte le parti della bicicletta che sono soggette a sporcizia. La spazzola è compresa da due spazzole interne che servono proprio per incastrarci dentro la catena, e un pennello esterno che serve per arrivare sui mozzi e su tutte quelle parti un po' più difficili da raggiungere. Poi qua abbiamo un piccolo kit di attrezzi, le varie brugole con le varie misure. Adesso mi sfugge il nome banalissimo di questo attrezzo, che sono praticamente sono le linguette per estrarre la camera d'aria dal copertone, il tagliacatena e i due cacciaviti. Procedendo con l'altra lampo, andiamo qui che in teoria questa tasca nasce per porta mascherina,
del casco. Qui ci va il casco, qui ci va la mascherina. Io la tengo sempre sul casco, quindi uso questa tasca per altre cose. Un paio di occhiali e la mia torcia per le escursioni notturne con i vari spessori per adattarla nel modo migliore al vostro manubrio. Questa invece è la tasca più esterna di tutte, è una tasca che io uso spesso per metterci oggetti personali, magari come l'accendino, le sigarette, il portafogli, il cellulare, comunque cose di questo tipo qui. Poi qui abbiamo la tasca nata come porta attrezzi. Adesso lo giro un attimo per farvi vedere meglio. Allora, la tasca è composta da vari scomparti. Qui abbiamo di nuovo le linguette per estrarre il copertone. Poi abbiamo diverse brugole di tutte le misure, cacciaviti, cose varie. La pompa per gonfiare le ruote. La pompa per gli ammortizzatori, che adesso manca il bussolotto che l'ho messo qui per questioni di spazio. Poi una sacca che io uso per metterci qualcosa per la pulizia, salviette, cose di questo tipo. In quest'altra sacca tengo una chiave inglese, dei tappini di riserva che si perdono sempre, delle vitini di riserva per le valvole delle ruote e il divisorio che si mette quando togliamo le nostre ruote dalla bicicletta per evitare di frenare per sbaglio e far toccare le due pastiglie. Poi qui abbiamo una sacca studiata per tenere le cose al fresco e in questo momento io dentro ci sto tenendo vi faccio vedere. Vi dicevo, ci sto tenendo al fresco degli integratori che non uso quasi mai, me li regalano di solito. E sono integratori all'arancio, proteine, cose varie che boh, magari in giornate molto, molto complesse e faticose possono magari anche tornare utili. Io finora non l'ho mai usati, però chi lo sa, teniamoli lì. Poi, continuando con le due tasche laterali, partiamo da questa. Qui ci tengo una pomata a base di canfora e erbe che serve in caso di strappi muscolari oppure botte, cose di questo tipo. Tra l'altro è super efficace e la porto sempre con me. E nell'altra tasca invece non può mancare un'altra piccola versione del WD-40 pronta all'uso, il mio olio preferito per ungere la catena e gli ingranaggi della bici. Vediamo, mi sono scordato qualcosa. Sì, c'è un'altra tasca qua che troviamo allacciata alla cintura una volta che ci siamo messi lo zaino, che adesso è vuota. Anche qua è una tasca portaoggetti che volete avere subito alla portata di mano. E tutto qua. Qui io tengo il bracciale che serve per tirare sullo zaino come portaguanti. E che dire, lo zaino in questo momento penso non meno di 10 kg sicuramente, quindi solitamente non giro con tutto questo peso addosso, però questo era per farvi vedere, anche se la maggior parte delle cose che avete visto le porto sempre, quindi se non sono 10 kg almeno 7 sicuri. Questo era comunque per farvi vedere un attimo la capienza dello zaino e che io consiglio in tutto e per tutto. Ah, ultima cosa che mi stavo dimenticando, qua sotto, rain cover, abbiamo la nostra sacca per l'acqua. Che non c'è solo l'acqua, abbiamo le cinghie come queste, che adesso non ho le ginocchiere qui con me perché sono in lavatrice. Abbiamo le cinghie che si inseriscono in questo modo, proprio per infilare le ginocchiere. Che sì, quando lo zaino è molto pieno può risultare scomodo perché lo zaino tende ad andare verso il basso, quindi con almeno una bicicletta da enduro in discesa possiamo sfregare le ginocchiere sulla ruota, ma purtroppo o le metti qui o le metti dentro in base allo spazio che hai. Qua c'è l'altra cinghia e qui dentro abbiamo la nostra sacca
Evoque dello zaino che serve a coprire completamente lo zaino in caso di pioggia. Niente, lo zaino è questo, tutto qua. Qui ci sono la maggior parte dei miei attrezzi, quelli che porto con me, diciamo, quotidianamente. E fatemi sapere anche voi cosa portate nel vostro zaino. Ciao ragazzi!